a tutti, benvenuti nel mio canale, come state? Spero bene. Allora, a differenza dell'anno scorso, io in questo periodo utilizzavo il cappello da Babba Natale, a sto giro ho voluto mettere questo cerchiettino, spero vi piaccia, però così si vede ben poco. Tra l'altro ne vogliamo parlare? Niente smalto rosso, niente rossetto rosso, niente video vlogmas, niente video come ad esempio i dei regali di Natale, cosa cucinare a Natale, i primi regali di Natale, i primi acquisti di Natale, i calendari dell'avvento, ma ne vogliamo parlare? Cioè quelli già si vedono a settembre. Che senso ha? Non si sa. Mi sembra anche una cosa ridicola spacchettare già a settembre-ottobre questi cavolo di calendari. Quest'anno niente calendari per me, ma di che cosa vi voglio parlare oggi? Così, giusto per uscire fuori dal coro e per non fare tutto quello che fanno le altre, video prodotti top e flop terminati, pulizia della casa, e sarà l'ultimo video 2022. Già vi dico che settimana prossima ci sarà l'ultimo video 2022 riguardo i miei prodotti top e flop terminati di profumi, beauty e make-up. Sarà un video lunghissimo, oh mio Dio. Allora, direi di partire subito. La mia prima fissazione, che forse è la più grande, è la lavatrice, lo sapete. In realtà da quando abito qui ho un sacco di fissazioni, ma va bene. Comunque, ho terminato questi due che sono detersivi per la lavatrice, un top e un flop. Allora, il top è spuma di champagne lavatrice Marsiglia, nuovo profumo di pulito. Questo è un mio must have. Buonissimo, buona profumazione, io adoro il profumo della Marsiglia, pulisce bene, tra l'altro è un prodotto che io utilizzo un po' per tutto, per le tende, lenzuola, capi colorati, capi bianchi, per l'intimo, mi piace davvero davvero tanto, lo compro e lo ricompro. Il prodotto bocciato è lui, il soft lavatrice liquid gel, efficace a 40 gradi più concentrato con enzimi attivi da 2,5 litri. Ne avevo presi due da Tigotà, prendi due paghi uno, questo è l'ultimo, non ne voglio più sapere, anche se sto utilizzando quello col tappo rosa che devo dire mi piace molto di più. Questo, allora, lava bene. Lava bene, ma la profumazione stranamente rimane sui capi e non mi piace perché sa di note acquatiche, saline, marine. No, no, no. Pagato poco. Per me a livello di profumazione vale poco, nonostante sia obiettivamente un buon prodotto. Poi ho utilizzato Ace Gentile, nuova formula OxyColor. Anche questo è uno dei miei must have. Questo è da 2 litri, lo compro e lo ricompro in offerta, non in offerta, perché come ho già detto, se un prodotto mi piace lo compro in continuazione. Io questo lo uso sia in lavatrice ma anche per pulire i pavimenti. Ottimo, mi piace anche la profumazione, delicato, perfetto. Sempre per la lavatrice, Enjoy, profumatore per bucato, per lavatrice e asciugatrice. Io lo utilizzo più per la lavatrice e questo è Infinity, preso da Tigotà. Sa tanto di pulito, panni stesi al sole, molto buono, rimane. Io utilizzo un tappino più o meno e lo vado a mettere nella vaschetta solo quando devo lavare le tende e le lenzuola. A volte anche il copridivano con i coprisedie, mi piace, ve lo consiglio, anche se in realtà ogni tanto, ma giusto ogni tanto, intanto io butto, non è che sono diventata matta, ho qui la busta. Ogni tanto lo utilizzo anche quando devo lavare i vestiti. Infine, ma non per importanza, panni a chiappa colori della marca Unico Originale, che io trovo al mercato, costano poco, all'interno ci sono 12 fogli per ogni confezione e mi ci trovo davvero molto bene. Poi, altra mia fissazione è il bagno, quindi ho utilizzato e finito, grazie al consiglio di De Serenina, Chief Sgrassatore Candeggina Spray Attivo, questo che io lo voglio assolutamente ricomprare perché mi è piaciuto anche a livello di profumazione, nonostante ci sia la candeggina, rende i sanitari belli bianchi, belli puliti. Mi è piaciuto tantissimo, sicuramente lo voglio ricomprare e devo dire che i prodotti Chief li amadavo come la pianta del pomodoro. Una frase che ha imparato anche una italiana
tedesca. Poi ho utilizzato e terminato un altro prodotto per il bagno, Smack Express, bagno azione anticalcare, pulito brillante della Smack. Ecco, questo devo dire che mi piace. Diciamo che quando lavo il bagno io alterno. Una volta uso un prodotto con candeggina, la seconda volta utilizzo un prodotto di questo tipo. Qua c'è scritto igienizzante, non so se riuscite a vedere, però devo dire che è un prodotto che anche questo compro e ricompro e mi piace molto. Così come un altro mio must have è lui, che è lo Smack Express sgrassatore universale. Io questo lo utilizzo per... sì, fare le pulizie veloci in bagno, ma a volte lo utilizzo anche in cucina. La profumazione mi piace tanto, sa quasi di Marsiglia, molto buono, molto delicato, rimane anche un pochino nell'ambiente, mi piace e ve lo consiglio. Poi, sempre per il bagno, l'Isoform VC Gel tutto in uno. Allora, questo fa, scioglie il calcare, igienizza e sbianca, rimuove germi e batteri, fresco profumo, ed è lui. Allora, questo l'avevo preso da Etigotà perché era in offerta, ne avevo sentito parlare molto bene, ho detto quasi quasi lo prendo. Allora, igienizza, non so fino a che punto, però sbianca, è vero. Io questo lo metto nel WC una barra due volte a settimana, aspetto una mezz'ora e poi tiro l'acqua con lo scopino. Scioglie il calcare, non lo so perché non ho problemi di calcare. Rimuove germi e batteri, anche qua punto di domanda, fresco profumo, è vero. Devo dire che da 1 a 10, ma un 7,5-8 è a dir tanto. Quello che non mi è piaciuto di questo prodotto, che è da 2 ore che ve lo sto facendo vedere, più che altro è il colore, perché mi macchia il WC. Cioè, se io lo tengo in posa per 1 ora, 2 ore, 3 ore, mi lascia il colore di questo prodotto che è sul verdino. Quindi anche no, preferisco sì un prodotto di questo tipo, ma trasparente o comunque che non rimane all'interno del WC. Spero di essere stata chiara. Poi ho terminato le tavolette per WC alla lavanda, queste prese al Carrefour, pagate poco, molto buone, sanno di lavanda, l'unica cosa è che finiscono in fretta, però va bene per quello che costano, mi va più che bene. Poi ho utilizzato e terminato il Netti tavolette WC, ce n'erano due, le ho terminate tutte e due, mi sono piaciute. Sono durate anche abbastanza, non mi ricordo dove le ho acquistate, però buone. Ma un mio must have che io compro e ricompro è il Isoform Power 5. Ecco qui, al limone. Allora, devo dire che queste tavolette della Isoform di tutti i tipi sono molto buoni, molto profumati e sbiancano il WC e tra l'altro hanno un'ottima tenuta, nel senso che durano nel tempo. Non sono quelle tavolette che voi mettete nel giro di 2 settimane finiscono. Buone, buone, buone. Poi ho utilizzato e terminato Ajax disinfettante, altra mia fissazione, in realtà ne ho finiti altri due. Comunque Ajax, per quanto riguarda i pavimenti, è la mia marca preferita in assoluto. Ho provato tutte le versioni, non mi è piaciuta quella alle mandorle, più che altro a livello di profumazione. Questo devo dire che mi è piaciuto, lascia un profumo molto fresco, disinfetta, non lo so, però mi sono trovata bene e comunque ve lo consiglio, anche se il classico secondo me è il mio migliore. Poi per la cucina ho terminato Svelto al limone, un altro mio must have, e quando dico must have è proprio perché è buono, quindi consigliato, non ho niente da dire, è un detersivo per i piatti. Poi ho terminato 2 sgrassatori della Cif, e la Cif non mi ha pagato perché sono prodotti che ho acquistato con i miei soldini. Ecco qui, sgrassatore con bicarbonato. E questo è quello che mi è piaciuto di più in realtà, perché è al profumo di Marsiglia, super sgrassatore, buonissimi. Li ho utilizzati per il piano cottura, mi sono trovata molto bene. Cif non sbaglia mai un colpo ed è una marca che mi piace. Poi ho utilizzato e terminato invece per fare la polvere Emulsio Mangia Polvere Profumato Antistatico. Questo è Magnolia e Gelsomino, multisuperficie.
che io ho utilizzato per fare la polvere in tutta casa. A parte la profumazione, l'ho anche ricomprato, è molto molto buona, come prodotto devo dire che è molto valido. Qua c'è scritto che la polvere non si rideposita per giorni. Ora calcolate che io ho dei mobiletti molto bassi, ho due cani, quindi è chiaro che la polvere si riforma nel giro di pochi giorni, anche se utilizzo lui. Però devo dire che in generale per i mobili alti pulisce bene, anche se in realtà non c'è molto da pulire, perché in realtà io casa la pulisco sempre, però devo dire che è molto molto buono. Ci sono anche altre versioni, però preferisco questo, anche perché poi io sono molto abitudinaria nelle cose, quindi se mi piace una cosa la compro e la ricompro. Magari c'è un prodotto simile o della stessa marca ancora più valido, però io me ne frego e continuo a prendere quello che piace a me. Vi faccio vedere anche questo, che in realtà sta finendo, ma lo utilizzerò domani per fare la polvere giù in sale cucina. È il Napisan limone e menta. Buona profumazione, anche questo l'ho conosciuto grazie ad Serenina. Io ho provato anche la versione classica, che devo dire a me piace, però anche lui devo dire che pulisce bene, ha un buon profumo, e lo andavo ad utilizzare soprattutto per fare la polvere in sale cucina giù, tavolo da cucina, dove di solito sistemo la roba del caffè piuttosto che le tazzine eccetera eccetera, quindi piano di lavoro, molto buono, consigliato. E l'ho utilizzato anche, anzi mettiamolo qui, e l'ho utilizzato anche per disinfettare porte, le maniglie delle porte oppure delle finestre, la maniglia della porta d'ingresso eccetera eccetera eccetera. Poi ho utilizzato e finito due prodotti per i vetri, un top e un flop. Ovviamente promuovo il Cif Vetri con ammoniaca. Io per i vetri prendo sempre tutto a base di ammoniaca, perché devo dire mi ci trovo molto meglio. Questo è XXL spray, ok? Mi è piaciuto tantissimo, a parte la profumazione molto buona, ma è molto efficace sia sulle macchie ostinate, tra virgolette, magari residui di goccioline di dentifricio, ma va a togliere anche gli aloni. Cif, I love you! Mentre questo, che è chiaro luce vetri, 10 in 1 addirittura, me l'aveva preso mio marito al mercato, pagato pochissimo, l'ho visto anche da risparmio casa, molto buona profumazione, ha una bella vaporizzazione molto fine, però usarlo non ha la stessa identica cosa, perché soprattutto le goccioline magari che ci sono sulle finestre causa pioggia e sono lì magari, non dico da una settimana, ma quasi, faccio fatica a rimuovere, a meno che utilizzo tanto prodotto, ok, però sinceramente preferisco utilizzare altro. Io con questo della Cif faccio pochi spruzzi e toglie via tutto, questo no. Poi, altra mia fissazione, sapete che sono i profumi per ambienti. A questo proposito, questo video l'avevo già fatto ieri, però non mi era piaciuto come era venuto. Avevo la Yankee Candle Fluffy Towels, che poi ho buttato nel vetro, ovviamente. Però molto buona, è una delle mie preferite, sa tanto di pulito, sa tanto di lavanderia, ok? Però ho terminato anche altre cosine, tra cui Hair Week, che come ben sapete è una delle mie marche preferite, ho fatto anche un video nel caso andate a dare un occhio. Ho terminato la ricarica agli agrumi, che io di solito tengo giù in sale cucina, profumazione molto buona, energizzante, rinfrescante, perfetta per l'estate, infatti questa l'ho utilizzata verso agosto e un po' anche a settembre, dopodiché terminato. E poi ho utilizzato e finito questi, che sono le ricariche invece piccoline che io tengo in bagno, quelle da inserire nella corrente. Questo è uno dei miei preferiti, fiori di ciliegio, che sa tanto di fiori ma anche di frutta, un po' un mix. Questo invece è il giardino delle rose, sa tanto di rose. Sembra di camminare in mezzo a un prato di rose, buonissima, profumazione molto delicata, sicuramente molto più delicata rispetto a quella che vi ho fatto vedere prima. Poi ho utilizzato e terminato i sacchetti profumati per cassetti e armadi, Iris Herbolarium.
Io questi li compro e li ricompro solo ed esclusivamente, dato che non costano poco, quando faccio il cambio stagione, anche se nel mio caso non faccio cambio stagione perché mio marito ha un mega armadio ad angolo, io invece ho un mega armadio classico in camera da letto, per cui insomma, quantomeno sì, faccio la polvere e poi cambio i dischetti profumati. Poi passiamo ultimo prodotto che è Home Circus. Questi sono i guantini in lattice taglia S perché ho le dita piccoline. Mi sono piaciuti anche se devo mettere due guanti per mano perché un guanto si spacca facilmente, quindi buoni sì, non so se li ricomprerò. Comunque li ho utilizzati, li ho finiti. Ad ogni modo sto utilizzando altri guanti di cui sicuramente vi parlerò in un altro video. Oggi mi sento un po' rinco, avete notato? Ok. Poi, accessori. Ho terminato di Vileda, microfibre, questi che sono i pannetti in microfibra. Li ho messi, più che terminato, li ho messi nei cassetti, quelli colorati, quelli carini. Sono molto validi, poi li metto in lavatrice, si puliscono bene, ok. Poi ho cambiato il mio moccio della marca Arcasa, che io prendo sempre da Tigotà, quello che ha la chiusura praticamente che si gira. Io i pavimenti li lavo sia con lo straccio quando voglio fare le cose fatte bene, in alternativa utilizzo il moccio. E mi ci trovo da Dio, soprattutto quando devo fare delle pulizie veloci. Ultima cosa, ma non per importanza, sono i classici pannetti della Swiffer per togliere via, diciamo, i pelucchi o i peli del cane. Anche qua, io utilizzo l'aspirapolvere, spesso e volentieri, ciò vuol dire tutti i giorni. Ogni tanto alterno questi pannetti. E a volte utilizzo la scopa, perché sinceramente utilizzare sempre questi pannetti dopo un po' che palle, ma più che altro a livello economico, perché non sempre sono in offerta, per cui insomma, a volte li compro, a volte no, e va bene, lasciamoli qua. Il video è finito, fatemi sapere cosa ne pensate. Scusate per questi capelli, lo so, non sono una youtuber perfetta, però ragazze, prendetemi così come sono. Io come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata, un mega beso e ci vediamo settimana prossima con l'ultimo video 2022 prodotti finiti, beauty, makeup e profumi. Ciao!